Mattia, forse è stato un po' snervante rientrare negli spogliatoi, guardarsi in faccia e chiedersi come abbiamo perso questa partita che alla fine per larghi tratti abbiamo controllato, soprattutto per possesso palla. Sì, è quello che un po' ci siamo chiesti, ma comunque la soluzione era dentro di noi, perché la prima sensazione che abbiamo avuto dopo la partita è stata di rabbia e di nervoso, ma purtroppo per colpa nostra, perché alla fine se in campo ci andiamo noi. E se riusciamo comunque a fare una discreta partita e non portiamo punti a casa, non va bene e dobbiamo sicuramente migliorare questa cosa. E i gol presi nel secondo tempo, che ormai purtroppo stanno diventando un'abitudine, potrebbero essere dovuti anche a una condizione fisica non eccelsa? Sai, la mente un po' si appanna, si perde di lucidità e si commette qualche errore troppo? Può anche essere, perché sicuramente il fattore fisico può c'entrare. Però penso che sia anche una questione mentale, perché comunque nella fatica bisogna cercare di darsi una mano, di stare più compatti, di stare più corti, di fare più attenzione a sbagliare il meno possibile. Quindi ci sono più fattori che portano a questi gol subiti nel secondo tempo e dobbiamo cercare di limare queste cose. Ci sono anche i cattivelli che dicono: ha giocato Ranieri 3 gare, il Teramo ha vinto, ha giocato Proietti per 3 gare e non sono arrivati vittorie. Questa cosa l'ha detta anche Proietti, ridendo, ma l'ho detta pure io, perché alla fine le statistiche dicono questo, non è che posso dire il contrario, non so se possa essere una coincidenza, si potrebbe provare a cambiare a questo punto. Due gare casalinghe all'orizzonte, potrebbe essere magari semplice pensare di affrontare due gare in casa per l'appunto, però contro avversari che magari si chiudono molto, il Teramo ha dimostrato di avere qualche difficoltà di troppo e già Erminio e Renate probabilmente lo faranno. Sì, ma non penso che in questo campionato ci possano essere partite facili sulla carta, perché comunque abbiamo visto anche che le prime perdono con le ultime, quindi non è una questione di chi andiamo ad affrontare. Ovviamente squadre che si chiudono e poi ripartono in contropiede ci possono creare qualche problema in più se non affrontano la partita a viso aperto, diciamo, come lo facciamo noi. Però, siccome lo sappiamo, dobbiamo cercare di prepararci al meglio. I gol non sono la mia dote migliore, ho sempre cercato di farli fare più che altro. Arriverà, spero, presumo, e non vedo l'ora, però l'importante è che faccia gol qualcuno con la maglia nostra.